Salve gamers youtubers! Benvenuti a questa nuova puntata di The Order 1886. Siamo qui ed è ancora la prima volta che ci gioco. Tutto di tuo gradimento, signore? Più o meno. La solita mattina londinese. Concordo. Ma spero Cavolo. Fosse solo l'inizio. Mi garbano i volti, come sono fatti i personaggi. Oh, che galantuomo, bravo, un vero gentleman. Fai piano. Adesso potremmo fare secco qualche riccone. Eh? Dai, dimmi stealth tutta la vita. Non dire altro. Vai, forse stealth veramente? Brava la tipa! Cacchio easy bee! Proprio bombi a bestia! No, così suona male. Legni parecchio, eh! E ora? Vai da dietro! Stealth, ragazzi, c'è lo stealth! Urca boia! Allora, c'è il combattimento corpo a corpo dinamico che è bellissimo! C'è lo stealth che mi garba sempre. Lo stealth mi garba sempre. Questo gioco è una figata assurda. Cioè, veramente. Questi elementi ci sono, quindi è bello. Mi garba. Poi qualcuno potrebbe dire che è uno schifo per altri motivi, ma per ora mi. Porca boia. La ragazza mi ha salvato la vita. L'intelligenza artificiale dei personaggi è fatta pure bene. Vai corpo a corpo! Boiade! Bellissimo! Reattivo, mi garba, vedi? No, adesso è mio, corpo a corpo tutta la vita, avvicinati. Vai così! Vai! Ore! Bella mira intanto, bimbo! Bellissimo! La stanza è libera, andiamo avanti allora, facciamo fuori tutti gli altri. Aprimi magari. Cioè, non so, ditemi, questa è la cappella. Perché non riflettete? Ma aspetta un momento. Ma che cazzo? Ma perché sembra che la porta sia chiusa? No, no, è aperta, ma non lo so, c'è qualcosa che mi quadra. No, no, sono tutti. Che cacchio sto. Non so cosa sto facendo, eh. Premi L1 per alterare la visione oscura quando l'indicatore è attivo. Riempi l'indicatore eliminando i nemici. Ma che cazzo. Allora, questa cosa l'ho già vista nel mio primo gameplay ed è una grandata assurda. Porca. Non nel mio primo gameplay a Luca Comics, dico. Ed è una ganzata. Ah, dai che lo è il ciotto. L'ho inciottato veramente. Vai, bellissimo. Sto diventando un cecchino. Dicevo, infatti, due colpi mancati. Ma il caricatore si è staccato? Mi pare si fosse staccato il caricatore in maniera dinamica, figa, realistica. No? Mia impressione? Vabbè. Signore? Di sotto. I civili hanno bisogno di aiuto. Signor sì. Signore, il generale Lafayette è di là. Ma scherziamo? Ma seriamente? C'è una donna in questa città che non cercherebbe di seguire. Ora è un problema tuo. Cerca di non restare indietro. Ma dai, ma perché io? Lafayette. Ah, monsieur, questa dama richiede le mie attenzioni. Marchese, le tue attenzioni sono richieste altrove. Infatti, ci facciamo sparare Secondo addosso. Marcello, che se declino sul vito è solo per tenermi al voto di... Oh, Marchese, non può andarsene ora. Sfortunatamente, mi vedo. Il dovere mi regala. Ma che gentleman! Mi piace molto questo personaggio lì perché mi ricorda un po'. Aramis dei Tre Moschettieri. È affascinante, vero? Non ci ho fatto caso. Perché non sei francese. Sei francese più o meno. Ah, ecco. Che mai conosciuto. Io amo la libertà, mon ami. Il cavaliere deve dominare le passioni. Senza passione, monsieur, non si può combattere. Non combattiamo contro uomini, marchese. Uomo, mezzo sano, fa differenza. Vive la liberté! Ecco,
chi non sa niente, ma niente su questo gioco, non ha probabilmente la benché minima idea. Che c'è? Ha visto qualcosa che probabilmente non doveva vedere. Sì, ha visto qualcosa che probabilmente non doveva vedere. Chi non ha mai saputo niente di questo gioco, probabilmente non saprà che i mezzosangue sono praticamente i lupi mannari. Almeno da quel che so io. Andiamo. Andiamo e spacchiamo a bestia. Guarda com'è carico dei pony, a dire, aggiungerei. Marchese, tu e Lady Grain andate da lì. Io entro da questo ingresso e mi occupo degli altri fuggiaschi. Qui non si tocca. Signore. È vero, prima c'è un botto d'azione incredibile, poi cala rovinosamente, ma non è un problema, cioè... Comando aereo a tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair. La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte. Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alba. Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, vi avverteremo all'istante. No ragazzi, voglio dire, guardate la fiamma, la grafica, bellissimo, è fatto benissimo. La grafica, lo sapete, è secondaria assolutamente per me, ma qui è fatta talmente bene che non può essere ignorata. Voi direte anche in Rise, ma Rise, lo sapete, a me mi piace Rise. È un gioco di merda, orrendo, fa schifo, ma a me mi piace, è un difetto. Giochi così violenti, combattimenti corpo a corpo con le spade, mi garbano tutti. Anche di Curse di Crusade mi garbava. Stai facendo progresso? Sono nella sala generatore. La Fayette e io abbiamo deciso di dividerci. E ti pareva? Non ancora incontrato le stelle. Ma anche lui parla francese, oui mademoiselle, parla francese, yes madame al limite. Sì, lo so, non posso cavalcare questo perché devo arrampicarmi qui, ma volevo dare un'occhiata. Ci sono queste scene un po' prese da Uncharted, ma stanno bene, non c'è problemi, mi garbano. Il premi X per saltare, sì, vabbè. Questi tutorial hanno già rotto coglioni, io ve lo dico, sapevo, eh. Io avrei fatto meglio di te. Ricordo. La ragazza è fortissima. La ragazza è veramente una forza. Vai! Salto incredibile. X ovviamente per scavalcare. Scendi. Guarda com'è carico dei pony, aggiungerei. Oh no! Eccolo il primo! Carichi ragazzi, arriva! Attenzione! Uno dei fuggitivi è un mezzo sangue. E io te come ti ammazzo però. Non mi abbandonare. Come scappi? Sono lì alla tua mercé. Facciamo anche di più. Ecco infatti. E ora io che cacchio. È vicino alla tua locazione. Che cosa è successo? Ci vorrà un po' per raggiungerlo. Ma porca di una. Ma io che cacchio. Vieni qui. Oh, oh no! Oh, che cacchio! Ma che cacchio! Oh! Urca! L'ho parato con X! No, 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 mi ammazza! L'ho parato con X, ho premuto quadrato mentre premevo ripetutamente X! No, è troppo ganzo! No, no! Bellissima, bellissima sta cosa! I lupi mannari hanno un'intelligenza artificiale bellissima! Ti attaccano dove non stai. Porca puttana! Ti attaccano dove non stai guardando, almeno ci provano. Dove sei? Io ci ho paura. Vieni lì! Vai! Porca bello schivati! Dove sei? Mam, è bellissimo il combattimento con i pumanari, è qualcosa di stupendo. Vai. Oh, non ci credo che l'ho ucciso! È triangolo per finire, vero? Sì! Ok, ok. Oddio, sulla mia posizione! Oddio! No, è fantastico! Dove sei? Dai, muori! Dai, corri!
piangolo, vai a dai! Bellissimo, altri? Sto arrivando. Oddio, dove sei? Dove cacchio? No, vieni, orca boia! Scemo sei! Corri, ammazzalo! Vai così! Billy è dinamico poi, cambia sempre! Dove sei? Che è successo? Li ho uccisi quasi tutti, l'ultimo è scappato. I Grey mi serve il tuo Folgurt. Io continuo a seguirlo da sopra, voi due. Tagliatevi la strada da lì. D'accordo. Una nuova arma. Porca boia, sto gioco mi sta garbando un botto. Cioè, c'ha degli aspetti che... Oh, che è sta texture? Oh, che è sta texture? Porca boia! Tenere premuto R2, d'accordo, le armi sono fantastiche. Dove cacchio sei andato? Di qua. Dove diamine è bellissimo, l'azione adrenalinica quando c'è. Poi vabbè, potrei anche sbagliarmi, potrebbe finire ora, però. Oddio, dov'è? Dove sei? No, l'erce, vieni qui. Dove sei? Ok, vai, ma vai, corri. Porca boia, t'ho visto. Porca boia, dove sei? Ma tanto sei mio, tanto è inutile, sei mio. Tieni premuto R2 per caricare. Vai, fulminatissimo. Ma li killa all'istante il raggio elettrico? Il Folgure li killa all'istante? Boy, e che arma è? L'effetto della trasformazione, bellissimo. Percel, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene, ho riuscito a catturare una dei mezzi maglia. Ci ritroviamo subito. Ricevuto. Andiamo. Poi io la prima volta che li ho visti mi sono spaventato, ragazzi. Il primo che mi ha attaccato mi ha spaventato a bestia, non me l'aspettavo. Io pensavo fosse una cosa scriptata, tipo vai avanti e poi quando lo trovi lo affronti direttamente a muro aperto. Ma facciamo di lui? Invece boia! Ci occuperemo di lui più tardi. Ah, Sir Percival. Immaginavo che l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà. Elementare? Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Questo è Sherlock Holmes! Non le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione, poi questo Jack e i suoi omicidi. E poi questo. Jack lo squartatore! Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora, capisci? Il consiglio si riunirà tra 2 giorni. Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Cioè, questo è palesemente Sherlock Holmes. Il traffico di Londra. Mon General, cosa facciamo con il mezzo sangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguire? No. Mi noto il devoir e delle poursuivre, monsieur. Ma chi? Non chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre temerité sera requise à un moment plus opportun. Oui, mon général. Seguirò il suo consiglio. Converrete di certo con me che d'ora in poi questo sia di competenza della polizia. Certo. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invaso dai mezzo sangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. Allora, un secondo. Intanto devo terminare, ragazzi, avrò fatto un attimo. Doyle, Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes. È bellissima sta cosa, mi fa impazzire. Vabbè ragazzi, se vi piace commentate, se vi piace.